Signori, benvenuti. Allora, oggi andiamo a vedere insieme un qualcosa di stupendo, ma che secondo me purtroppo fa ca. Cioè, c'è poco da dire, fa ca. Allora, premesse. Prima premessa in assoluto, la più importante probabilmente. Vi chiedo umilmente scusa per i capelli perché sono davvero un qualcosa di inguardabile. Lo so, credetemi. Ma prima o poi troverò il tempo per andare a tagliarli, tranquilli. Seconda cosa, ovviamente si scherza. Allora, questo qui, se non lo si fosse capito, sarà lo showcase di Goku e Bulma LR GL. Nuova LR da Road, quindi sono uscite le nuove Road Category. E attenzione, abbiamo come reward questa nuovissima LR sulla falsa riga di Gohan fisico di Goku Int. E abbiamo questa qui, la più bella in assoluto, assolutamente, e ho fatto anche una sorta di gioco di parole, ma va bene. Dicevo, la più bella in assoluto, sicuramente questa qui, ma purtroppo anche secondo me non la più scadente, perché quella lì è Gohan e nessuno gli tocca quel primato, diciamo. Ma è sicuramente quella lì che mi lascia di più l'amaro in bocca, perché Gohan non è che sia bellissimo, fa anche K e quindi ci sta. Goku, carino. Ci sta come carta assolutamente, cioè io mi sono giocato le road apposta per ottenerlo. Questa qui invece, vi dico la verità, mi lascia tanto amaro in bocca perché è stupenda. Cioè l'artwork, non appena hanno presentato la LR l'ho amato alla follia. Però poi caspita, mi presentano una carta conciata in questo modo che, ok, non fa assolutamente schifo, cioè... Lasciate perdere, anche se vedete nel titolo scritto fa schifo, sono sempre io che pompo le cose, va bene? Però è un programma questa LR, è un caspito di programma. E ora, il team che ho messo su dietro a questa LR è questo qui. Vi dico soltanto questa LR cosa fa. Praticamente abbiamo chi più 3 HP attacco e difesa più 120% alla categoria giovani. LR ovviamente che causa Colossal e Mega Colossal, quindi 12-18 key con 12 key rare chance di stannare, 18 key medie chance di stannare, quindi uno stunner ci sta più o meno. Passiva che è tutto un programma. Attacco e difesa più 100% fino ad un massimale di 35% per Dragon Ball Seekers, per Youth, per giovani, per Dragon Ball Saga e key più 1 per ogni joined fino ad arrivare ad un massimale di più 5. Totale quindi complessivo della passiva che ammonta a un massimale di più 5 key e attacco e difesa più 105%. Quindi sì, per la passiva i personaggi, gli alleati che affiancano questo personaggio staccano i boost. Nel senso, se mettete un alleato che appartiene alla categoria giovani, gli dà un 7% su attacco e difesa, va bene. Ma se quell'alleato, oltre ad appartenere alla categoria giovani, appartiene anche alla categoria Dragon Ball Seekers, appartiene anche alla categoria DB Saga, lui non ottiene soltanto un 7%, ma ottiene un 7% su un Dragon Ball Seekers, più 7% su giovani, più 7% sull'altro. Quindi andando a staccare, tra virgolette, il boost che poi si va a totalizzare, diciamo, in base al team che avete messo su. Credo che questo team ci possa permettere in assoluto di ottenere almeno il massimale della passiva. A livello di team building secondo me è un pochino limitata sta LR purtroppo. Quindi sì, giochiamo tra l'altro anche un doppio Goku Int che ci dà bonus alla categoria sia di Bisaga che giovani. 2.800.000 ci sta, ma bisogna calcolare comunque questa LR, attenzione, è full ability. Quindi ciò cosa vuol dire? Che dovete portare a termine le road in modo da ottenere 4 copie di questo personaggio, di un qualcosa che davvero solo gli account ultra mega incredibili ad oggi possono fare probabilmente. E quindi boh, cioè avere un account ultra mega incredibile, ottenere questa LR a full ability, tra l'altro per far arrivare il suo massimale a livello di passiva, mettergli dietro un team che è comunque limitato, cioè avete davvero dei limiti nei personaggi da potergli giocare dietro per fargli ottenere il massimale. In più, giocare comunque un team che sinceramente non è che faccia più di tanto impazzire, non lo so quanto possa valere la pena. Cioè, vi ripeto, a me
veniva tanta voglia di portare a termine le road, sia nel JAP, attenzione, che nel Global, per ottenere Goku Int, diciamo il reward della Super Battle Road. Invece qui non mi viene minimamente voglia, perché so già che questa è l'era, la prenderò e la sbatterò all'interno del box, perché non la giocherò da nessuna parte. E giocargli un team dietro per far rendere questa l'era e per poi far rendere tutti gli altri una schifezza, perché poi il team alla fine è una mezza schifezza, è una mezza ciofeca, non so quanto possa valere la pena. Quindi secondo me, io credo che questa qui sia stata un'occasione sprecata. Un'occasione sprecata per un personaggio che visivamente è veramente veramente bello, veramente tanto tanto bello. Quindi boh, ecco, mi allargo anche lo schermo qui, così almeno mi godo giusto le animazioni delle special. Ma ragazzi, poco da dire. A me la LR non gusta. Cioè, è carina sicuramente, ma per essere una LR, per essere anche un reward della Super Battle Road, che è probabilmente la modalità più difficile del gioco, più difficile, più culosa, più volendo anche difficile, se volete portarla a termine in tutto e per tutto. Non lo so, non mi convince come cosa, non mi convince assolutamente. Comunque, fatto sta che questo qui è uno showcase, quindi guardiamoci giusto sta LR. So già che sicuramente insorgeranno i soliti, insomma, i soliti nei commenti. Ma io, sapete cosa vi dico? Io vi direi, più che di insorgere contro di me, contro qualsiasi cosa io possa dire all'interno di qualsiasi mio video, insorgete contro i miei capelli. Io insorgerei contro quelli, vi dico la verità. Anzi, sapete cosa vi dico? Me lo vado a scrivere io stesso, appena esce questo video, un commento contro di me, va bene? Andate nei commenti, anzi andate a mettere un bel like al mio commento, che sarà proprio incentrato contro di me. Mi raccomando. Vi aspetto in tanti, voglio vedere il mio commento arrivare almeno a... Non esagero, 300-400 like, ce la facciamo? Secondo me ce la possiamo fare. Allora, rivediamo di nuovo questa LR. No, a parte gli scherzi, fatemi sapere nei commenti, questa è una cosa importante, con la massima calma, spero, veramente spero, senza che nessuno si erga, vi ripeto, se volete scrivermi qualcosa di davvero negativo, scrivetelo sui miei capelli. Fatemi sapere se effettivamente questo team riesce ad attivare la totalità della passiva, non dal punto di vista dei key, ma dal punto di vista dei boost. Dovrebbe essere così, dovrebbe, e spero sia così, altrimenti stiamo vedendo una LR non proprio al massimo, ok? Però fatto sta che... Oddio, però sono... Ecco, sono scemo. Sto ricordando adesso una cosa. Che non ho fatto vedere la difesa, perché ci stiamo solo concentrando su quanto carica effettivamente in attacco. Però stiamo vedendo la difesa, perché ottiene anche dei boost in difesa. Quindi quel 35% che stacca lo ottiene anche sulla difesa. Quindi... yes. Dai, che sono anche curioso di capire fin dove riesce ad arrivare sto team. Anche se sto giocando così, se sto giocando rotazioni cioè totalmente a caso, minimamente pensate, personaggi messi a caso all'interno dei turni, quindi non sto giocando per cercare di portare a termine questa Rivals, perché questo team non può mai nella vita portare a termine, ma non sto nemmeno giocando per cercare di andare avanti nella Rivals, sto giocando così tanto per vedere quanto carica... Fatemi vedere anche il link set. Courage, va bene. Innocence, Prodigio, Rival Duo, Incredibile. Ok. Beh, il link set non è nemmeno male per le categorie in cui gioca. Attenzione, perché gioca in Dragon Ball Seekers, Joined, Giovani e DB Saga. Quindi per le categorie in cui gioca, secondo me il link set non è nemmeno tanto tanto male. Anzi, è un buonissimo link set. Oh, allora, ecco qui. Vediamo un attimino, dal punto di vista difensivo, come si è messi. 112.000 di difesa, che non è male sicuramente, ci sta. Dal punto di vista offensivo invece, ricordiamo, però aspettate, sì, mi sa che sciottiamo. Allora, speriamo bene, ok, va bene. Speriamo. Allora, se Bra resiste, riusciamo a vedere anche quanto carica a livello offensivo, quindi quanto carica d'attacco. Non fa niente che ci sciotta. Non mi sciotta. Oh, bravissima. Ha un attacco più 40%, 2.800.000, va bene. Quindi già avevamo visto probabilmente una situazione simile, perché questi 2.800.000 li ricordavo sinceramente.
scrittato, va bene. Ragazzi, io direi che comunque abbiamo visto abbastanza, cioè non è che ci sia più nient'altro da vedere, anzi, sapete cosa vi dico? Una cosa da vedere c'è, ci sarebbe. Stupenda, queste sono le cose belle veramente da vedere. L'active skill forse fra le più belle o la più bella del gioco. Poco da dire, poco da dire. Signori, che dire? Voglio sapere voi cosa ne pensate di questo personaggio. Ripeto, sono sicurissimo, convintissimo che ci saranno i soliti che anche solo per andarmi contro diranno: ma cosa fai? Non capisci nulla di questo gioco. Questa è l'era, è la più broken, è la più bella in assoluto del gioco. Essendo una free to play, è la più forte in assoluto. Va bene, ci sta. Invece, volendo ragionare seriamente, non dico che l'R faccia schifo. Fa più che altro schifo, secondo me, tutto il programma che gli hanno creato dietro la passiva di questo LR, perché no? Dietro la limitatezza di questo LR, ma anche e soprattutto dietro l'ottenimento di questo LR. Perché se io mi devo sfiacchire 350.000 giorni all'anno dietro le Battle Road per portare sta cosa full ability, per dargli Kai, che poi alla fine manco la giocherò probabilmente perché la rilegherò all'interno del box, e allora chi me lo fa fare non ne ho idea. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate. Prima che sto Goku Shot, io vi saluto qui. Quindi mi piace, commenti, iscrivetevi al canale, se anche tra l'altro best sprite in assoluto. Mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, e noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video.